Siamo con Antonio Sidoti, responsabile in Italia di Wisdom Tree. Ecco, allora, siamo all'IT Forum di Rimini. Cosa presentate quest'oggi? Beh, oggi è un giorno importante perché presentiamo due nuovi prodotti che sono proprio in quotazione oggi su Borsa Italiana. Si tratta di un prodotto che abbiamo sotto il marchio Wisdom Tree, quindi si tratta di un ETF che va a replicare un indice proprietario. E questi prodotti sono due, uno sull'equity giapponese e uno sull'equity europeo, ed entrambi sono coperti dall'impatto valutario rispetto al dollaro, per cui si ha un'esposizione sul dollaro pur acquistando un prodotto che va a replicare un'esposizione su equity europea e un altro prodotto che va a replicare esposizione su equity giapponese. L'importanza di questi prodotti rispetto alla costituzione dell'indice è che l'indice tiene in considerazione soprattutto le società, per entrambi gli indici, che non abbiano un'esposizione eccessivamente focalizzata sul mercato interno, per cui per entrambi i prodotti, sia per Europa che per il Giappone, è molto importante considerare società che abbiano un'esposizione rispetto ai ricavi generati fuori dalle aree di rispettive competenze, quindi Europa e Giappone nel caso specifico. Ecco, voi Wisdom Tree ormai è da un po' di tempo in Italia, qual è il vostro approccio di investimento che offrite ai clienti? Wisdom Tree ha iniziato già nel 2006 negli Stati Uniti a proporre prodotti innovativi. Sicuramente il core dell'offerta che abbiamo portato in Europa e quindi anche in Borsa Italiana è caratterizzato dal fatto di emettere non solo ETF ma anche indici proprietari, quindi abbiamo i nostri indici che sono pesati nell'offerta specifica che abbiamo in Borsa Italiana sul parametro fondamentale del dividendo, proprio perché crediamo che il dividendo, rispetto a quello che può essere definito un approccio smart beta, possa dare valore in determinate fasi di mercato rispetto ai titoli pesati semplicemente sul fattore della capitalizzazione di mercato, proprio perché il dividendo può aiutare nell'obiettivo di ricercare quello che potrebbe essere definito il fair value del titolo, che generalmente può essere influenzato da fattori di prezzo tipici della capitalizzazione di mercato. Ecco, Rimini siete anche presenti come Boost ETP, che è un marchio Wisdom Tree, qual è la sua offerta? Rimini sicuramente ci permette di proporre anche il marchio Boost ETP. Sotto il marchio Boost ETP offriamo ETC e ETN con una preponderanza di prodotti a leva. Nel caso specifico, quello che riteniamo possa essere interessante per gli investitori, soprattutto per i flussi che stiamo riscontrando negli ultimi periodi, è il cambio euro-dollaro a leva quinta. Sotto il marchio Boost sono due prodotti appunto sul cambio euro-dollaro che hanno esposizione inversa rispetto all'euro e rispetto al dollaro e possono essere molto utili nel caso in cui l'investitore voglia lavorare sul differenziale tra queste due valute, sia in caso di copertura sia in caso di dover sfruttare quelli che possono essere i trend legati all'apprezzamento o deprezzamento di una valuta sull'altra. Grazie ad Antonio Sidoti di Wisdom Tree. Grazie a voi, buona giornata.